Rare Time è offerto da Attiva, Anamu, Ristorante Ciurrascheria Nelore, Skill Service, Innovative Power, Buonasera a tutti e ben ritrovati con Rare Time per parlare della penultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie A di basket. L'Umana Rare è stata impegnata sul campo del banco di Sardegna Sassari per una delle trasferte più lunghe di questo campionato. Buone notizie dal territorio? Le racconta Rayers In, il magazine delle emozioni metropolitane di Venezia, Padova e Treviso. Rayers In, economia, lifestyle, sport e cultura. Il nuovo numero di Rayers In è in tutte le edicole di Venezia, Padova e Treviso. Pronto per l'inizio di questa partita, ricordiamo i direttori di gara che sono Paolo Taurino di Modena, Massimiliano Duranti di Pisa e Saverio Lanzarini di Bologna. Taurino, quasi 600 partite in carriera, 407 per Duranti, qualcuno in meno, 180 per Lanzarini. Quintetti in campo, un saluto anche agli amici di Venezia che rispetto però a quelli di Sassari si vedranno la partita inregistrata per la Dinamo. Travis, Drake Diner, Hosley, Isley, Plisley, il solito quintetto base per la Rayer Venezia, Kiki Clark, poi abbiamo Fantoni, Slay, Schwetzik e Young, lo stesso quintetto che sostanzialmente ha giocato nel corso del campionato per la formazione di Mazzoni. Sì, con una piccola pausa per Fantoni ultimamente che ha avuto dei problemi fisici, ma è rientrato, sono contento per lui che tra l'altro è un mio concittadino che è livornese, sono contento di vederlo in campo. Prova dall'altra parte quel signorino che va verso i 37 anni, giocatore del decennio della Lega 2, Alvin Young, mentre dall'altra parte subito palla sotto per Isley, bellissima rotazione difensiva di Isley, ancora Clark, da tre, non va, rimbalzo di Schwetzik, ancora pallone per Young e nuova azione d'attacco per la Rayer. Sì, guarda, parlavi di Young, è un piacere vederlo in campo, io ci ho giocato veramente tantissime volte, quasi quasi mi fa quasi tornare voglia di giocare perché è veramente, a parte la bravura, ma è un signore in campo. Ancora Young da tre, non va, rimbalzo di Travis, contropiede Dinamo, Hostley a momenti buttava giù tutto il palazzo di Migni, nuova azione d'attacco per la Dinamo, incursione Drake, ancora Hosley, va al tiro, va a realizzare Hosley, sono i primi due punti della partita.
1 minuto e 20. Ricordiamo che all'andata la Reyer inflisse una vera e propria batosta alla Dinamo, vinse, pensate, 91-71. Grandissima partita di Schwetzig, 21 punti, 32 di valutazione. Da 3, Slay, no, da 2, va a realizzare Tamar Slay, vecchia conoscenza di Sacchetti a capo d'Orlando, di Sacchetti sì, anche di Ducarello. È un giocatore che loro sicuramente conoscono benissimo, che l'hanno avuto, e anche lui è un signor giocatore. Ricordavi la partita dell'andata, me la ricordo bene anch'io, e sicuramente Sassari avrà qualche sassolino da togliersi, perché l'andata veramente Venezia non ha fatto mai entrare in partita la Dinamo. No, subito un parziale all'inizio che ha sostanzialmente deciso il match. Ancora Young, ribaltamento per Schwetz, che è un tiro veramente molto temibile dalla linea del 6,75, alla fine c'è la palla persa perché non riesce a raggiungere la sfera Fantoni. Dicevamo, Reyer, come dicevi tu, costruita per la Lega 2, poi alla fine c'è stato un ripescaggio dopo tutto, insomma, il bailame che era successo. Una signora squadra. No, quindi, ma guarda, ma infatti ti ripeto, probabilmente la Dinamo, se parliamo di sorprese, forse diciamo che è leggermente più la Dinamo una sorpresa. Venezia, se andiamo a vedere il roster, è una squadra veramente che sta benissimo nella posizione in cui si trova. Pensa, la Reyer fondata 2 giorni fa, nel 1872. Ma è una società storica, guarda. Io ricordo, mentre in tensione Mazzon prova già la zona, sì, e recupera la palla subito Young, vediamo se cerca l'uno contro uno, uno contro uno di Young, non va, Young fatica a entrare in partita, rimbalza in attacco di Schwetzig. Ma sai, la zona io credo che la stanno presentando, vedo diverse squadre che stanno venendo e presentano la zona contro la Dinamo, non è una grandissima idea, nel senso che la Dinamo ha una, vedi, Trevisini non ci ha pensato un secondo, ha una batteria di tiratori incredibile. L'unico scopo, credo, degli allenatori presentano la zona per cercare di rallentare il ritmo, perché la Dinamo quando parte sappiamo benissimo i ritmi che può tenere. Attenzione, vediamo se perde la palla Young, no? La sfera viene data alla formazione veneziana, tra l'altro società da grandissimo prestigio. Io personalmente ricordo di aver visto addirittura la Canon Pro a Venezia col mitico Steve Oz a Cagliari contro il Brill, e tra l'altro la Canon fu una delle due squadre che fece retrocedere il Brill Cagliari, perché fu nella pool salvezza, il pool retrocessione col Brill, e riuscirono a salire in A1 la Canon e la Meca Pigevano. Prova Plisnic da 3, non va, 5-4 il punteggio, 3 minuti e mezzo di gioco, ancora Tamar Slay, dai e vai, più classico, sbaglia ancora e c'è il contropiede Dinamo, 3 contro 1, Isley inchioderà una schiacciata, così è, sono i primi 2 punti per questo lungo nato a Columbus nell'Ohio, alla prima esperienza in Italia, iniziato a Forlì la stagione in Lega 2, e poi invece la proseguita della Dinamo, la svolta della Dinamo, versione 2011-2012. Appoggio al vetro intanto Schwetzig, non ci fermiamo un secondo perché il ritmo ma è altissimo. Guarda, sì, ora vedo Mazzon che credo che stia richiamando, sono uomo. Prima Mazzon ha fatto un gesto eloquente, nel senso ha richiamato il suo play per dirgli proprio di rallentare i ritmi, e subito è stata appoggiata la palla sotto. Intanto entra in partita anche Plisnic, importante, perché tra l'altro è un giocatore di striscia che ha bisogno di sentire il contatto col canestro. Slay molto fuori, Slay che inizia solitamente da 3 ma poi prosegue da 4. Fantoni da 3, non va, Fantoni diremo ha delle cifre veramente interessantissime. Dai 6,75 Osley riesce a trovare un ricamo in contropiede per lui, si tratta del quarto punto. Sì, canestro difficilissimo, perché c'era stata un'ottima difesa di Slay, ma sappiamo le doti atletiche di Osley, e diciamo che non si è preoccupato, ma Slay aveva fatto una difesa ottima. Sbaglia ancora Slay, deviazione di Fantoni sul fondo, ancora palla Dinamo con Venezia che non è ancora entrata pienamente nel match, tutti i giocatori stanno un po' stentando, ci aspettiamo che i due colori e anche quel signor sesto uomo che prende il nome di Bowers entrano in partita al più presto. Tanto uno contro uno ancora di Travis, pallone ancora per Isley, c'è il semigancio di Isley che aveva il mismatch con Clark, sbaglia il semigancio, rimbalzo ancora di Venezia, Kiki Clark, pallone per Young, prova l'incursione, ancora palla per Fantoni, non controlla la sfera ancora della Dinamo. Sì, Venezia, come hai detto bene,
non è ancora entrata in partita, nel senso è chiaro il loro piano di gioco, rallentare come tutti stanno cercando di fare contro la Dinamo, appoggiare molto la palla, piede primario, poi esatto, se non c'è si rallenta e appoggiare molto lo spalla a canestro. In questo momento non ci stanno riuscendo e va schiaccia, no, appoggiare solamente al vetro. Simon Schwetzik, primo anno a Venezia, dall'altra parte subito a paralizzare Hosley e sono 6 per lui. Un altro giocatore che bisogna iniziare subito il match bene, e se inizia bene solitamente sono dolori, mentre è pronto Bowers nelle file della Reyer. Sì, sono curioso di vedere i cambi, perché sicuramente Mazzon non è contento dell'approccio della sua squadra. A 12 uomini, uno più forte dell'altro. Prova Slay da fuori, stavolta va Tamar Slay. 4 punti per lui per questo 32enne di Beckley, 2-0-4, 11-1 in media partita. Con Sacchetti e Ducarello nel 2007 a Capo d'Orlando ne ebbe 16-4. Drake Diner da 3, rimbalzo lungo di Fantoni che subito serve Kiki Clark. Sì, stavo guardando ora anche la difesa di Venezia. Ripeto, Mazzon non può essere contento perché stanno lasciando veramente troppo liberi i tiratori Dinamo. 11 ora secondi per andare al tiro, c'è il mismatch. Sì, vediamo il mismatch. Se Clark punirà Plisnic. Bellissimo questo canestro di Kadren Clark, questo 28enne, 1,73, 15 punti di media partita. Sì, hanno avuto la pazienza di creare un mismatch e se lo sono giocati fino in fondo molto intelligentemente, hanno attaccato in lungo, in palleggio. E si riporta a meno uno la compagine veneziana, ancora bella palla di Plisnic per Osley che inchioda la schiacciata, sono 8 per Osley, più 3 Dinamo. Sì, ti ripeto, sembra sicuramente brava la Dinamo, quello indubbiamente a trovare i giocatori, però sembra in questo momento Venezia leggermente, diciamo, non concentratissima in difesa. Young, incursione, poi c'è la stoppata, recupera il rimbalzo, ancora Travis, vediamo se forza cercando il contropiede, sì, transizione, Drake appoggia al vetro, un po' la specialità della casa, e va a realizzare il tiro in ritmo, time out Mazzon, 17-12 il punteggio, più 5 Dinamo. Che partita abbastanza bene, Nicola, dobbiamo dirlo, veramente in partita. È partita bene, giocano, ormai ci hanno abituato, giocano talmente, diciamo l'ultima azione, ti hai detto, tiro facile. Quella è un'azione che in 2 secondi sono arrivati dall'altra parte del campo, arresta il tiro in contropiede. L'altra squadra può sembrare quasi una forzatura, per la Dinamo non lo è, o perlomeno in questo momento non è sicuramente una forzatura. Avete visto il canestro di Tamar Slay, che è andato a realizzare in precedenza il suo 4° punto. Lui è un giocatore che ha veramente delle buone cifre, perché segna col 54% da 2 punti, ma è un giocatore che ovunque lo metti sta. Beh, il classico... può giocare 2, può giocare 3, può giocare 4. Lo chiamano gli allenatori il classico giocatore intelligente, nel senso, parlo cestisticamente, che può, come hai detto te, può ricoprire diverse posizioni in campo. Tra l'altro lui ha giocato sia a Capo d'Orlando, prima esperienza in Italia, anche un passato nell'NBA, 66 partite nell'NBA con New Jersey 2 anni, poi Charlotte, 3,5 punti in 8 gare, poi ha giocato 2 anni a Gerusalemme, nel frattempo anche esperienza da Avellino e poi anche Pistoia in Lega 2, quasi sì, 20 punti per media e partita. E tra l'altro ora conferma la regola Mazzon, Tamar Slay è spostato dal numero 4, quindi completamente in un altro ruolo. Attenzione, perché è uscito anche Schwetzik, è entrato Silver Bryan. Perché dico attenzione, vedete, uno contro uno di Slay, stoppatona di Plisnic, perché Silver Bryan 2 anni fa in Lega 2 con Brindisi disputò una partita eccezionale contro la Dinamo. Adesso ha sbagliato subito da fuori Silver Bryan, reduce dall'infortunio, un problemino al ginocchio, ancora Plisnic, le 6,75, ci ripensa ancora Travis, 15 secondi per andare al tiro, palla per Plisnic, ribaltamento per Osley, a palla per Isley che sbaglia la schiacciata, ma c'è un fallo. Sì, forse un fallo da una spinta Slay da dietro, sì. E quindi 2 tiri liberi per Tony Isley, questo giocatore che viaggia alla media di 10,8 per gara. Ma qui ritorniamo... terzo miglior stoppatore del campionato, il primo è Cousin,
il secondo è Schwetzik, 1-3 contro 1-2 di Isley. Ritorniamo alla forza di Venezia, nel senso ha fatto due cambi e probabilmente entrano due giocatori, non ti dico più forti, ma quasi di quelli che sono usciti, quindi questa è sicuramente la forza di Venezia. Diamo il quintetto di Venezia perché è entrato Brian. Abbiamo 4 colored in campo, ma anche, c'è anche Bauer, 5 colored in campo, mentre va a realizzare Clark. Diamo il quintetto di Venezia perché ha mischiato subito le carte coach Mazzon. Clark, Young, Bowers, Slay e Brian, 5 colored in campo perché Young e Brian hanno passaporto italiano, Clark ha passaporto bulgaro. È bulgaro, esatto. Che ha assist intanto di Travis. Questo credo che l'ha visto veramente solo lui, perché solo Travis Diner può inventarsi una cosa del genere. Non per niente Travis Diner è il secondo degli assist in Italia con 5,4 di media partita e più 7 ancora per la Dinamo. Sì, ancora vedi, Bauer, sì. Sì, sì, no, vedi Venezia quanto sta cercando di giocare la palla in attacco proprio per cercare di addormentare il gioco, però Dinamo sta difendendo veramente bene. E sta forzando, poi capisce tutto Bowers, poi diremo qualcosa di lui perché è un signor giocatore. Attenzione, da tre, Clark, un tiro abbastanza comodo per lui. Rimbalzo di Drake, subito contropiede, c'è il fallo molto intelligente di Silver Bryan. Terzo fallo di squadra, mancano 35 secondi. Falli della Dinamo, sì. Zero. Ma a volte si accusano le squadre, no? Quando hanno zero falli di poca intensità. Non è il caso di oggi, perché sinceramente Dinamo ha difeso bene, ha provato addirittura in qualche azione la sua zone press, quindi sicuramente zero falli, ma probabilmente molto più demerito di Venezia. Ancora Zoran per Mazzon, Sacchetti che è appena entrato in campo, Travis Diner da tre, non va, rimbalzone di Slay, mentre è entrato in campo anche Rosselli per la Reier. Sì, è uscito, se non sbaglio, Albi Young, sinceramente con uno 0 su 5 Mazzone è stato costretto a cambiarlo. Vediamo Bowers, giocano contro uno su Osley, va a appoggiare, bravissimo, 5 secondi, attenzione, 4 secondi, 3, 2, 1, Osley non va, finisce il primo quarto, 21 a 16. Sì, guarda, stavo guardando al volo le statistiche, sicuramente Venezia diciamo che è ancora lì a 5 punti nonostante in questo momento la serataccia di Alvin Young, che ha un meno 1 in valutazione con 0 su 3 da 2, 0 su 2 da 3. Sicuramente presumo che i tifosi di Venezia stanno aspettando una sua riscossa. Vediamo adesso la linea della regia, tra poco. Skill, servizi in partnership. Servizi di manutenzione e pulizia per le imprese. Skill, servizi in partnership. Riprende gioco qui al Pallaserra di Migni di Sassari, 21-16 all'inizio del secondo quarto per la Dinamo. Vediamo i quintetti delle due squadre con cui si è iniziata questa seconda frazione di gioco per la Reier Venezia, che è in possesso di palla, appunto secondo quarto qui al Pallaserra di Migni. Subito il quintetto della Reier: Clark, Bowers, poi abbiamo Rosselli, Silver Bryan e Schwetzik, mentre per la Dinamo Travis, Drake, Isley, Sacchetti e Hosley. Questi due quintetti delle due squadre, mentre va a realizzare Drake Diner, che è iniziato molto meglio rispetto alle ultime partite casalinghe. Ha iniziato come le ultime partite esterne, diciamo. Sì. 4 punti per lui, più 7 Dinamo. Beh, Drake Diner sì, ci ha abituato a partite strepitose ultimamente in casa, ma non scordiamoci che i difensori stanno molto più attenti ora su di lui, mentre in trasferta ha fatto delle partite meravigliose. Sbaglia Rosselli con questo semigancio, uno dei golden boy della Serie A, e va a subire un fallo adesso Hosley su questa entrata. Il fallo di Rosselli che si arrabbia,
Osri che chiede scusa, tra l'altro è la prima volta che lo vedo in tutto il campionato. Sì, ma è molto spesso comunque il fallo dipende anche da come si attacca il canestro. Ma infatti era, e in questo Osley è stato molto bravo. Esatto, ecco il replay. Guarda, Rosselli è stato molto bene, No, ce l'hanno tolto. Era un po' al limite comunque. Fa sì, vedere il primo tiro libero Osley. Ecco che lo stanno facendo rivedere. Ma guarda, Rosselli è stato molto bravo a stare lì e oggi l'ha fatto un tiro di forza, quindi azione pulita comunque. Intanto cambio nelle file della Dinamo, che ha chiuso il primo quarto con un 67% da due punti, invece solo il 20% da tre. Sì, ora è entrato sia Vanuzzo per la Dinamo con Sacchetti che era già in campo. Non scordiamoci la partita che hanno fatto a Siena, comunque tutti gli italiani, in particolare Sacchetti con Pinton. Tanto sbaglio Rosselli, ma c'è Szczecik puntualissimo che verrà a realizzare il sesto punto. Szczecik, classe 82, 209, 12-4 in media partita, un giocatore che da tanti anni in Italia. E chi lo ricorda ad Avellino l'anno scorso, un campionato straordinario, tra l'altro chiuso a 14-1 di media partita. È un ottimo giocatore, l'anno scorso hai detto benissimo, ha fatto un super campionato e quest'anno, se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, ma credo che sia stato proprio lui uno degli innesti una volta che Venezia è stata ripescata in A1. E intanto, nel caso qualcuno avesse dei dubbi, Venezia non è venuta qui in vacanza, subito un parziale di 5-0 che la rimette a meno 3. Drake in ritmo, non va, un tiro abbastanza comodo per Drake Diner. Rimbalzo di Szczecik, ancora Bowers. Bella palla per Rosselli che non riesce a controllare. Ancora sfera per la Dinamo. E nuovo cambio nelle file della Reyer. Entra Mini, un altro signore poco raccomandabile. Sì, è un altro ragazzo che conosco molto bene, è un ottimo backup, nel senso che in A1 anche lui era stato preso per giocare tanti minuti in Lega 2, perché è un ottimo giocatore. Contento per lui, si è ritrovato in A1, ha sfruttato benissimo l'occasione e si trova tanti minuti da giocare. 24-21, 2 minuti e 30 da giocare in questo, giocati in questo secondo quarto. Riceve Sacchetti, su lui Rosselli. Ancora c'è il taglio di Drake, non riceve, solito pick and roll, Isley, taglio a ricciolo, ancora Drake, Sacchetti da tre, non va, il tiro è corto, rimbalzone ancora di Szczecik che ne ha preso veramente tanti, è il quinto per Szczecik. Sì, è il suo quinto rimbalzo, ma sì, sicuramente Venezia è più pesante, diciamo, rispetto a Dino, quindi farà valere sicuramente il peso, i muscoli sotto canestro. Vedi che passano molto la palla a spalla canestro. Ancora Bowers, ancora per Szczecik, da tre, non va il tiro, un tiro abbastanza comodo per lui. Sì, anche perché il piazzato fa canestro, esatto, sempre, è la sua specialità. Intanto entrata di Pinton che va a realizzare, subito entra in campo e subito va a imbucare i primi due punti. Pinton ottimo contro Siena, più che ottimo stagione 17. Più che ottimo, veramente non ha sbagliato niente e non ha fatto rimpiangere Trevisnire e non è facile. E non è assolutamente facile, Trevisnire e Metrivere hanno saltato la partita di Siena perché vicini alle rispettive compagne che hanno dato alla luce delle bellissime bambine. Incursione di Rosselli, va al tiro, non va, c'è Silver Bryan che ha cercato la deviazione. Sì, la spinta alla fine la Reyer trova una sfera. Dicevamo, il Silver Bryan, tra l'altro per questo giocatore, che è d'origine dominicana ma passaporto italiano e che abbandona il campo, si era parlato della possibilità di essere schierato in nazionale come passaportato, si è fatto il nome suo ma soprattutto quello di Chiotti, che poi effettivamente in nazionale è stato chiamato. Sì, infatti dalle ultime convocazioni ho visto che è stato preferito Chiotti. Ora Venezia ha abbassato di nuovo il quintetto perché ha rimesso, se non sbaglio, di nuovo Tamasley da 4. E ancora pallone per Szczecik e Venezia si riporta nuovamente a meno 3. Per Szczecik 8 punti, 26-23 il punteggio. Ancora 6 minuti di gioco nel corso di questo primo tempo. Bellissimo il pick and roll di Pinton per Isley. Isley che imbuca l'ottavo punto della sua gara. Sì, molto bravo Pinton, molto bravo Isley a farsi trovare in quelle posizioni. E Pinton sembra non essersi fermato da Siena, dove, ripetiamo, ottima partita, e è ritornato in campo, ti ripeto, sembra non essersi fermato.
Tanto sulla sedia di Campi c'è nuovamente Young, ancora Clark, penetrazione, ha provato, anzi a Bowers, ha provato il canestro in semigancio, non ha trovato i due punti, ancora Easley che serve Drake, pick and roll, pallone ancora per Easley. Easley che non ha propriamente i movimenti, spalle a canestro, invece questo tiro ce l'ha e lo mette dentro. Sì, è un tiro che quando è arrivato a Sassari sinceramente non lo guardava, ecco, non è che tanto che non ce l'aveva, non lo guardava, piano piano sta acquistando fiducia e questo tiro lo sta mettendo sempre di più. Uno contro uno, Disley sbaglia ancora, in questo caso forzato, Mazzon non sarà contentissimo. No, Mazzon non è contento perché, ti ripeto, ogni tiro forzato contro la Dinamo, ora non è il caso di questa azione, ma quasi sempre la Dinamo sul tiro forzato parte in contropiede. Ancora sfera per Vanuzzo, incursione, appoggia di semigancio, non c'è, ma c'è Easley, non va al tiro, bel taglia fuori. Vuole il fallo Easley, poi Pinton che al posto della testa ha un computer, capisce che è meglio così. La Dinamo non ha ancora commesso un fallo. Sì, è il primo fallo. È il primo fallo. Ma ti ripeto, azioni molto lente nel senso di Venezia in attacco. Non ci sono stati effettivamente grossi impatti nel senso in attacco. Quindi sinceramente io tutti questi falli non li ho visti e gli arbitri hanno fatto bene a non fischiarli. 30-23 il punteggio, quindicesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, ed esce Easley, rientra Plisnic, grandissima prova, tutto il pubblico del Palla Sera di Migni applaude Easley, autore veramente di una signora partita, 10 ma anche punti in difesa, proprio per confermare la problematica falli, nel senso che Dinamo non ha, Easley era su tutti i palloni. 4 su 7 al tiro e 2 su 2 dalla lunetta. Esce ancora Meini, oltre i 6,75, incursione per questo giocatore. Ebbe il bravissimo Schwetzik, che è un giocatore che a me personalmente mi fa impazzire, veramente sì, un signor giocatore. È difficile da marcare perché è il classico giocatore che sa far bene tutto. Sotto canestro è grande grosso e ottimi movimenti. Lo lasci tirare da fuori, ha una percentuale altissima da 3. Infatti lui viaggia 60% da 2 punti, quasi il 42 da 3, l'85% ai tiri liberi. Signori, queste sono cifre da grande giocatore. No, ma lui è, ti ripeto, arriva dall'anno scorso da un grande campionato, quest'anno si è confermato. Stavo guardando un attimino Dinamo sopra di 5, la problematica Dinamo è che Young è a 0, se si sveglia sono dolorini. Ma Young si sta anche, diciamo, dedicando a prima la difesa su Drake, adesso la difesa su Travis, e siccome non è un ragazzino, perché uno è classe 75, è difficile per lui. Prova Vanuzzo da 3 e va a realizzare Manuel Vanuzzo, per lui la bomba del capitano, più 8 Dinamo, massimo vantaggio. Sì, bravo Vanuzzo, riprendiamo il discorso su Young e quello che ti dicevo prima, io l'ho visto giocare tantissime volte, ci ho giocato contro, è un generoso. Secondo me ha chiesto lui di marcare Travis Dine perché sente la sfida. Bravissimo Alvin Young, ancora prova Vanuzzo a replicare, stavolta non va, pallone lungo per Schwetzi, troppo lungo, a momento lo prendevano i tifosi in tribuna. Fischi del pubblico, però lodevole, insomma, ma l'iniziativa era di forzare subito i contropiedi. Ma sì, era un passaggio che ci stava, nel senso che il passaggio era sbagliato, ma l'idea era giusta. Tanto ancora mischia le sue carte Mazzon, rientra Brian, diamo subito il quintetto, Meini, poi abbiamo Clark, Young, Slay, Brian. Sì, quintetto sempre basso. Pinton, Travis, Hosley, Plisnic e Vanuzzo per la formazione di Sacchetti, palla per Plisnic che va a realizzare, abbastanza semplice, ottima la rotazione, ottima lettura, sì, ottima lettura. Brutta rotazione. La Dinamo, sì, bruttina diciamo, perché alla fine c'erano, però la Dinamo ha questa capacità quest'anno, legge benissimo tutte le situazioni. Ancora Clark, c'è il pick and roll con Silver Bryan, palla per Young, sfera per Slay, Slay su Vanuzzo, Vanuzzo su di lui, poi rivediamo alla fine. E questa è la terza azione con Venezia che ha difficoltà, pallone per Pinton, da 3, va al tiro, è una sentenza, il veneziano va a realizzare la sua seconda bomba. Sì, cosa vuol dire la fiducia? La sua prima bomba. Sì, cosa vuol dire la fiducia? Nel senso, lui sente una fiducia grandissima da parte del suo allenatore.
sono stati dei momenti in cui, diciamo, non la stava mettendo, giocava bene ma non riusciva a far canestro da tre. Sacchetti ha sempre avuto fiducia in lui e lui lo sta ripagando. Per Mauro Pinton, ricordiamo, quasi 4 punti di media partita in 11 minuti e 6 di utilizzo, 48% da 2, 46 da 3. Però, Nicola, ti assicuro che il 46 da 3 risente di un periodo veramente buio, sì, di Mauro Pinton. Quindi ha avuto quel la percentuale reale è molto più alta in quest'ultimo periodo. Ti ripeto, cosa vuol dire la fiducia? Magari un altro allenatore l'avrebbe messo seduto, avrebbe fatto giocare più Binetti, che magari se lo stava anche meritando. Sacchetti ha avuto ancora fiducia in lui, il giocatore lo sente e lo sta ripagando in pieno. Tra l'altro, in precedenza abbiamo detto, abbiamo parlato di Bowers, il numero 15. Pensate, Bowers è stato colui che insieme all'altra guardia, vedete appunto di spalle, insieme all'altra guardia a Iri, nel Caserta, hanno trascinato il Caserta alle semifinali playoff. Non solo, ma hanno costretto Milano alla quinta partita. Infatti, per quel bellissimo campionato, Caserta l'anno scorso disputò i preliminari, diciamo, di Eurolega, però non riuscì a qualificarsi. Bowers nel 2010 ha giocato 2 anni a Caserta, nel 2010 ha avuto 12 punti di media partita, ha giocato anche nel Maccabi Givat e di punti ne ha messo 21 e 4, 3 anni anche all'Apoel Gerusalemme, 16 punti di media partita. Tra l'altro, lo sport di famiglia, il football, lui ha iniziato da 5 anni e non ha mai smesso. Ma stiamo parlando di grandi giocatori, giocatore, sì. Per dirti, questo parte questo uomo. No, ma Venezia, e vediamo Mazzò quanto cambia, perché sa benissimo quanta forza ha la sua panchina. Adesso Bowers non è neanche in campo. Clark, Young, Meini, tre piccoli, cioè Zic e Fantoni. Questo è il quintetto di Venezia. Pinton, Trevis, mentre falla in attacco. Pinton, Trevis, Osley, Plisnic e Vanuzzo, invece, il quintetto della formazione di Sacchetti. 2 minuti da giocare, più 11 per la Dinamo. Si inizia a scavare un solco importante. Sì, Venezia deve stare attenta, nel senso che Dinamo ci prova a dare questi strappi proprio per portarsi la partita in tranquillità. Stavo guardando le cifre di Diner e Alvin Young, diciamo che si stanno leggermente annullando, sicuramente stanno dando anche tanto in difesa. Young però è ancora a 0. Young a 0 e Trevisini a 3, anche questo è una novità per noi che lo conosciamo. Vanuzzo, un buon tiro in ritmo per lui, solo soletto, va a realizzare. E il sesto punto per Capitan Manuel Vanuzzo, che viaggia col 55,6% da 2, quasi il 40 da 3, 38 e 2. Ma Vanuzzo non ci stupisce più, si sta specializzando sempre di più su questo tiro che ha sempre avuto, ma ormai ha una sicurezza incredibile. Clark, che è un signore che non scherza, tira col braccio di Pinton in faccia e va a realizzare il suo 12° punto. E Mazzon sta presentando la zona. Punteggio era di 41-27, nuovamente il massimo vantaggio per la Dinamo. Sì, stavo guardando adesso che zona era, sembrava una 3-2 ma sicuramente molto adeguata. Vedo che stanno chiamando 3, se è una 3-2 dove però i lunghi escono molto. Vediamo questa rimessa, 6 secondi per andare al tiro, 1 contro 1 di Trevis. Infrazione di passi. Non vediamo la segnalazione. La chiamata è infrazione di passi, se non sbaglio. Sul giro, sì, il palleggio di Trevis Diner. Sì, non l'ho vista, nel Sacchetti. Senso, ecco qua, abbiamo il replay. Qua c'è il contatto di Meini. Sì. Allora, ti ripeto, questi probabilmente fino all'anno scorso non li chiamavano mai gli arbitri. Io quest'estate sto facendo dei corsi allenatori, quindi arrivano anche gli arbitri a spiegarci delle cose. E questo movimento stanno avvisando che lo fischieranno sempre di più. La classica, effetti, classico giro e tiro, la sollevato. Sì, però diciamo che fino all'anno scorso era molto tollerato, ora non è più così. 41-30, poc'anzi addirittura, vedete la bellissima azione della Dinamo che ha portato al secondo canestro da 3 punti Manuel Vanuzzo, 6 punti per lui. 2 su 3 da 3 per il capitano della formazione sassarese, la sua sesta stagione. Lui che, insomma, è proprio lì, è proprio Veneto. Sì, no, ma Veneto di Dolo per la precisione. Sì. Mentre Mauro Pinton è nato proprio a Venezia.
Sì, no. Per loro sicuramente un mini derby. Ritornando su Vanuzzo, a noi non ci stupisce più, nel senso, ripeto, lui sta diventando molto più specialista, nel senso che si fa trovare ormai in maniera perfetta e sa che un Travis Diner lo trova ad occhi chiusi. Tra l'altro sono le sue seconde migliori cifre in carriera in Serie A dopo quelle di Montecatini. Prova la, è una sorta di zone press, quella di Sacchetti, vediamo se rientra a zona, no, a uomo. No, sono rientrati a uomo. 45 secondi da giocare. Mentre Clark prova il tiro, vediamo, c'è un fallo fischiato contro Pinton, sì, Vanuzzo. Contro Pinton, ma... È solo il terzo fallo di squadra per la Dinamo, quindi ci sono ancora due falli da spendere. Esce Pinton, ottima la sua prova, e rientra Drake Diner. Sì, ottima la prova di Pinton, perché è il classico, è entrato e... Non ci siamo accorti che è uscito Drake Diner e sappiamo l'importanza che ha Diner per questa squadra. Ancora Young, vediamo se attaccherà Plisnic. C'è il mismatch di Schwetzik su Hosley, ma sceglie la produzione in proprio Young. Non va a trovare la via del canestro. Rimbalzo di Hosley, 22 secondi da giocare. C'è circa un secondo di differenziale rispetto al tabellone dei 24 secondi. Palla nelle mani di Travis Diner. Sì, Venezia è messa male perché Fantoni sta marcando Drake Diner. Vediamo se Travis Diner sta mandando spalla a canestro. Osley ha già visto la situazione. Palla per Vanuzzo, penetrazione, c'è il fallo. Fallo intelligentissimo, non ha ancora il bonus neanche Venezia. 3 secondi e 30 da giocare. Ancora gli ultimi 3 secondi di questo primo tempo. Rientra Slay nelle file della formazione veneziana ed esce Schwetzik. Un cambio per cercare di preservare dai falli Schwetzik, che in effetti ne ha solo uno. Sì, non tanto per preservare, nel senso che mancano 3 secondi. Sicuramente Mazzon vorrà il cambio su ogni situazione di gioco e quindi ha messo, diciamo, 5 piccoli, comunque 5 giocatori che possono cambiare su ogni blocco che la Dinamo può effettuare. Tra l'altro Venezia, che è partita alla grande in questo campionato, è un po' calata nel girone di ritorno. Oh, 8 vittorie sui 14 nel ritorno, però aveva 6 su 8. E tra l'altro vorrei ricordare che in questo girone di ritorno ha battuto Siena e ha espugnato anche Cantù. Ma non è così, Sì, nel senso, non ci stupisce, perché effettivamente oggi stiamo vedendo, al di là del punteggio, la forza che ha Mazzò, veramente, hai detto bene te, si gira in panchina e trova grandi giocatori da poter mettere in campo. Dinamo che invece nel girone di ritorno ha 10 vittorie su 14, ricordiamo che è iniziato il girone di ritorno con 6 vittorie consecutive, più una alla fine del girone d'andata, 7 vittorie che l'hanno proiettata dal settimo al sesto posto, addirittura sino alla seconda posizione. 3 secondi da giocare al termine di questo primo tempo. Rimessa laterale, Travis, Plisnic, ancora Travis, va al tiro, da 3, non va, finisce il primo tempo, 41-30, linea alla regia. Linea Ceramica, rivestiamo la superficie dei tuoi sogni. Linea Ceramica a Mestre e a Legnaro.